Con il governo Monti viene tagliata l'idea del ponte, quindi il famoso corridoio europeo Berlino-Palermo non c'è più. Il momento in cui si ripristina il ponte, io credo che vada ripristinato logicamente il fatto del corridoio Berlino-Palermo attraverso un'alta velocità che colleghi Messina-Palermo. Ho parlato con il ministro, sono in contatto con i vertici di RFI, nuovi vertici, li incontrerò per verificare attraverso il governo che collabora come non mai con la Sicilia, per fare in modo che esista questo corridoio accelerato di RFI. Questo è il nostro impegno, alla luce anche di quello che sta facendo il ministro Salvini sulla realizzazione del ponte. Vede, il ponte porta altri aspetti, naturalmente, conseguenziali. Non rimarrà una cattedrale nel deserto, perché già questo nostro interesse per l'alta velocità Palermo-Messina denota come effettivamente sia un acceleratore di sviluppo. Sulla catena Palermo, il ministro ha inserito un emendamento all'interno del decreto che prevede la possibilità di commissariamento, diciamo, di confronto, non certo penalizzante, nei confronti dell'ANAS, col quale lavoreremo fianco a fianco. Entro un mese speriamo di avere questa possibilità. Vi saranno due subcommissari, uno regionale e uno dell'ANAS, lavoreremo di concerto. Sono previste due fasi: da un lato la prima fase è la conclusione e la chiusura di questi cantieri che sono microparcellizzati con tante imprese, una seconda fase di grandi investimenti dell'ANAS per il completamento della Palermo-Catania di quasi 1 miliardo, con un accordo di programma che prevederà il rapporto con un singolo imprenditore e non come adesso parcellizzato. Sarà un grosso impegno naturalmente, però ce la metteremo tutta dinanzi a un governo che ci sta aiutando molto. A proposito del caro voli, stiamo lavorando, ve lo sapete, sull'ampliamento del mercato, sul richiamo di più vettori, di nuovi vettori. Il 1° giugno partiranno tre voli andata e ritorno da Palermo per Roma attraverso il nuovo vettore Aeroitalia, che collegherà a breve pure, collega già Catania con Bergamo, con un grande successo di traffico di passeggeri. Comiso, ha preso Comiso. Mi sono attivato per fare in modo che appunto finisse meno questo duopolio Ryanair e ITA, e attraverso la rottura di questo duopolio, di questo patto di sindacato che abbiamo denunziato all'antitrust correttamente, perché si rompono questi patti soltanto aumentando la concorrenza.